E dai, Luca, smettila di girare con questo triciclo. Yeah. Dobbiamo andare a trovare Gennaro. Ma come Gennaro? Ma Gennaro ci ha invitato a casa sua, ha detto che saremmo andati al parco insieme. Dannazione, sta ancora piovendo. Dai, datti una mossa. E mi raccomando, parcheggialo bene, se no dopo ce lo rimuovono. Ce lo rubano, altro che. Assolutamente, dai, vai tu che dopo... Vado a prenderlo, così andiamo prima al McDonald's. Gennaro, dai che dobbiamo andare al McDonald's. Gennaro, Espi? Che cosa? L'hai trovato allora? Ma non c'è. È fuori. Ma come non c'è? Ma allora sarà qui in giardino. Ci sono delle caramelle, Luca, guarda. C'è una caramella. Due caramelle. Qualcuno ha lasciato le caramelle in giro, Luca. Non mi fido. Non mi puzza un po', Espi. Ma stai scherzando? Perché Gennaro non c'è? Ci sono una scia di caramelle che porta di là. Magari l'ha lasciato lui. Ma lo sai che il padre di Gennaro è un dolciaio, un pasticcere? Magari no. le utilizza lui. Oh, sono buone. Magari erano avvelenate e almeno lo scoprivamo subito. Complimenti, muori secco in un attimo. Guarda, Luca, però mi raccomando. Aspetta, fai sempre attenzione, perché... Espi! Oddio, cosa... Cosa diavolo? Ma siamo caduti dentro una fogna, ma che schifo! Te l'ho detto, stupidotto! Ah. Era troppo strano! Era una Gennaro! Trappola! Sicuramente c'è Gennaro qua in giro! Hai trovato qualcosa di interessante qui dentro, Luca? C'è del pane scamuffo! Del pane, ma che schifo! Almeno abbiamo le caramelle! Diciamo che scendere in questa fogna è una cosa sicuramente una trappola. Hai notato che l'acqua era velenosa? Me ne sono reso conto che l'acqua è velenosa, se no non avrei perso tutti questi cuori. Però ci sono delle frecce, è stranissimo questo posto. Ed è anche super buio. No, e c'è pure una grata. Non girarti. In che senso non girarti? C'è qualcosa? Non c'è niente. Guarda, anche lì io ti vedo. Non mi piace però, Espi, c'è qualcuno che... Qualcuno che lascia delle caramelle in giro, Luca! Ma questa fogna è tipo una pasticceria! Altro che caramelle, guarda! Oh, una fionda! No. Ma che spettacolo! Non fa male sta fionda, vediamo! Ti cacciato, guarda che ho trovato la mazza da baseball! E allora dammi qualcosa, ti do una caramella, dammi qualcosa in cambio! Ti do la... Perfetto, un bel piede di porco! Con questo sicuramente possiamo scassinare qualcosa! Forse puoi aprire le grate? Non mi piace sto posto, è tutto appiccicoso! Oh! Cosa? Espi! Vieni qui! Che cosa? Cosa c'è? Cosa? C'è un coso volante! Oh no! Oh! Ma cos'è quell'affare? Ma è tipo un clown! È una pugnata! Diavolo? Vieni qua! Stai buono, Luca! Forse non è il caso di affrontare... È sparito! Appena gli ho lanciato un sasso è andato! Luca, è il momento di andarsene! Seguiamo le frecce, cerchiamo di scappare velocemente da questo posto, non mi fido! Ok! Ho sentito crollare qualcosa! L'hai sentito anche tu? Già! Oh, già. No... È crollata la via d'uscita, o meglio la via di entrata. Dobbiamo trovare un altro posto a cui andare. Là ci sono altre frecce, ricorda. Oddio, ho preso un colpo, c'è un signore qui. Penso che sia un barbone, guardalo. È tipo nelle fogne col suo lettino fatto di legno. Che schifo. Oh, guarda. Cosa vuole? Un materasso, un sacco a pelo. Aspetta, vuole qualcosa in cambio? Magari ci sa dire come uscire da questo... Da questo posto? Cosa serve quella leva? Ha fatto qualcosa? Ha aperto un passaggio segreto! Mi puzza, espiarmi in mano! Ok... Diamo un'occhiata qui dentro... Hai trovato qualcosa? Io non ho trovato nulla da queste parti. Perfetto! Il barbone sarà contento! Qualcuno vuole la carne in scatola, per caso? Oh sì, tieni queste che sono più utili a te. È buonissimo però! Cos'è questo? Un canale lunghissimo! Aspetta! Vieni un attimo, guarda lì. Ah, dannazio! Okay, maledetto, io che pensavo... Ho la conferma. Pensavo che fosse per qualcosa di utile, maledetto! No. Mi sa che di là è l'uscita, era solo per quello! E quello là, Espi, mi sa che ci dava una barca. Dov'è? Filippo! Filippo, si chiama? Non lo so, lo chiamiamo così. Filippo! Dai, scambio un po' di cose con Filippo! La barca è a due posti, mi sa che si sa. Ma sì che è a due posti, dai, Luca, abbiamo tempo da perdere! Guida te, va, che io non ho la patente nautica. Ok, guido io, bene, nemmeno io in realtà, però l'ho comprata! Dai, su! Sali! Aspetta che mi fa male l'acqua, dai! Vai, corri! Ok, corro! Cioè, è entrato tutta l'acqua, mi stai vedendo tutte le malattie del mondo! Guarda, c'è tutta l'alfabeto di epatiti qua, dai! Curva! Ma l'epatite non si prende così! Fatelo spiegare a tua mamma! Ok! Eccoci qua, una bella pagnottina! Attenzione, quanto è buio! Non lo so, è oscurità! Oh no?
Espi? A quanto pare non è solo oscurità, c'è anche un clown assassino lì in fondo. Ma che gli spari? Ma sei impazzito? Ecco. Secondo te cosa dobbiamo fare? Ce l'ha con me. Ci sto provando un attimo. Oh mio Dio, ma è fortissimo. Ecco che è finita male. Ce l'hai fatta, l'hai eliminato? Oh già. Non sento ancora ridere, Espi, mi sa che era tipo uno spirito. Guarda cosa ha droppato. Oh martello. Ma sei un disgraziato! Vabbè, non l'ho fatto apposta, pensavo fosse di gomma. Che sei veramente pappavalle a volte. Oh, che cos'è sto? Oh no, Luca, guarda che roba, c'è tipo una cascata qui. Mi sa che si sta per inondare tutto. Dai, sali sul monociclo. Ma che... Ah no, c'è un posto solo. Preso quello? Ma che stai dicendo? Era qui! Salta! Sì, era qui. Porca miseria! Ha fatto pure la trombetta. Fammi saltare di nuovo. Salto! Guarda che spettacolo, dai Luca! Perché non uso quelli barbari. Ma non ciclo, non vale con quelle cose! Ma porca miseria! Salto! Oh, salto! E complimenti! Un bel tuffo ti sei fatto! E ora l'ultimo salto! Che è meglio! Guarda che artista! Sì, bravissimo! Perché è ancora più buio qui? Ma un'uscita, ma è possibile che siano così grosso, un tombino, qualcosa? Luca, mi sa che siamo finiti nel covo dei clown assassini qui sotto, guarda che roba! Ci credo, magari era la loro casa, qualcosa del genere. Oh, che schifo di casa che ha! Ce n'è un altro! Ce n'è un altro! Vabbè, schiviamolo, Luca, non dobbiamo per forza andarci, guarda, qui c'è una chest! Dobbiamo cercare un'uscita! Cos'è? Guarda cosa c'è! Tipo dei fuochi d'artificio! Disgraziato! Pensavo che fosse una cosa bella. Ma addosso! Guarda che sono pericolosi anche gli... Cos'è stato? Ho capito che potevi perdere una mano. Cos'è questa cosa, Luca? Vai prima tu. Vai prima tu, io non ci vado. Ok, allora passa. Maledetto, vai avanti. Ora vai a farti fare un bel tuffetto. Ma sei peggio dei clown. Io ho trovato questo uncino nel frattempo. Espi, vieni un po' qui. Dici che l'uncino possa servire? Per aprire il prossimo passaggio! Guarda che roba! Spostati però, se no ti arpiono! Stai cercando l'oro? Ma no, sto soltanto cercando un passaggio! Guarda qui! È così luminoso qui, però è decisamente meglio di prima! Cos'è stato? Non lo so, non ho sentito nulla, Luca, sei tu! Mi sa che è crollata una parte o qualcosa del genere! Ma che razza di parkour dobbiamo fare qua? A te? Ce l'ho fatta di un pelo! Dai, vai veloce, vai veloce, in questa oscurità non mi piace stare! Senti ridere anche tu! Non mi piace, di qua c'è una freccia! Andiamo di qua, andiamo di qua! Cos'è questo posto? Sembra una stanza grandissima! Proiettili per te! Perfetto, prendi tu i fuochi d'artificio che non li so utilizzare molto. Ma questi? Oh no, Luca, mi sa che sono i coccodrilli. Basta non cadere, Espi, stai attento. È facile a dirlo. Vai di shift, mi raccomando. Soprattutto per le curve. Mamma mia, in un attimo si può rischiare di finire divorati completamente. Piano, ma chi ha fatto sta strada? Comunque tieni questo fuoco d'artificio. Porca miseria, dai, coccodrilli no. Sei un disgraziato! Sempre a lamentarti, Luca! Qui cosa abbiamo? Attento! No. Questi sono dei topi, o sbaglio? Sono spuntati i topasti, vai via! Faccio una bella cosa! Tu vai di fuoco d'artificio, io vado di martello di gomma! Questi sono pantegane assassine, non sono mica i topolini soliti! Guarda come li sciotta, però, sto martello di gomma! È veramente potente! Ci credo, ce l'aveva il clown! Un'altra fra! Aspi! Sono finito in un pozzo! Che roba è questo? Eccomi! Di qui? Oh no? Cos'è questo? Attento! Il labirinto delle manine! Attento, Luca! Devi saltare una parte alla... che schifo! Ma c'è dove ci sei andato a ficcare? Dai, che dobbiamo andare a ficcare! Gennaro, torna qui! Porca miseria! Mi ha buttato! Ma mi ha preso la mano! Mi sa che mi ha toccato, che schifo! Guarda là! Ok. Oh no. Sbaglio quello. Oh no. Ha una sega in mano. Un clown con una sega in mano. Ok. Si è bloccato. L'abbiamo. Che foto, vieni qua. Stai buono. Stai indietro. Ma tu quanto fa paura, Espi? C'hai i dentini. L'ho capito. Anche tu c'hai i dentini. Fai paura pure tu. Adesso.
Madonna, quanto resistente. Ma io glielo prendo. Io lo prendo. Oh! Ha droppato qualcosa? No, niente questa volta. Frecce, frecce! Dobbiamo seguire frecce. Le frecce! Chissà dove ci porteranno. Oh! Ma ci stai portando una chest! Giorno 17. Un clown mi ha rubato la chiave e l'ha nascosta dentro un palloncino? Cosa? Che? Oh, ma è un indizio! È qualcuno che... Forse un altro barbone che stava qui in giro come noi? Guarda, li ha comprati una freccia! E ci sono delle porte di ferro! Ci serve è una sicuro? Chiave, ci serve una chiave! Forse potrebbe essere nascosta la chiave da qualche parte. Dicevi un palloncino! Ah! Oh mio Dio, cos'è quella cosa? È tipo un clown! Ah! Oh porca miseria, non dovevo avvicinarmi, non dovevo avvicinarmi! Spara palle di fuoco! È un clown che lancia palle di fuoco! Piglialo! È un clown salterino! Ha! Dove sta? Guarda che ho fatto karate per 15 minuti! E non ho paura di usarlo! Oh! Che bel colpo! Carabella! Ti spengo io, Luca! Ok, adesso... A quanto pare abbiamo un sacco... Renditi utile al posto che sparare a me! Scoppio un po' di palloncini. Ok, li scoppio... Eccolo qui! Dove? La chiave! Aspetta, è questa? Sì, penso sia questa. Ho trovato la chiave. È una chiave, forse è una chiave. Direi di sì. Beh, potrebbe essere anche la chiave per il tuo motorino, Luca, che ne so io. Ma è bastato trovare la chiave? Espi? Ma... Corre indietro. Oh. Andiamo a casa? Gennaro, mi dispiace, sei stato un buon amico. Che ma cos'è quella cosa? Non mangiamo senza di te. Luca, vieni qua. Non puoi essere così codardo. Dobbiamo capire che cos'è quella cosa. Magari è Gennaro che si è truccato un pochino. Magari è il papà di Gennaro questo. È un po' cresciutello, però ci sta. No, Espino, nel papà. Ma c'è Gennaro! Là sopra! Ah, in quella gabbia? Porca miseria, non riesco a vederlo, è troppo buio. Espi? Ma dici che cazzo? Magari è buono. Ma sì! Perché... Oh no? Cos'è? Ha acceso un fuoco! Che sta facendo barbecue lì sotto le gambe? Ha deposto un uovo? Ma magari... Magari vuole soltanto covare! No! Ok! Sali! Oh, TNT! Dove hai trovato? Hai trovato una TNT? Sì, ma Luca, cos'è che ce ne facciamo? Io provo a colpirlo dalla distanza! C'è Daro! Io lo sto distraendo, vai, Luca! Pam! Ma non gli fa niente! Ma no, che non gli fa niente, no, io nemmeno fuochi d'artificio! C'è Daro! Eccolo! C'è Daro! Non riesce a uscire? No, perché sennò sarebbe già uscito. Aspetta, entro la gabbia, cosa faccio? Mordo le sbarre? Aspetta buio. Attimo. Che cosa? Ora vorresti lasciare il Super Hit qui? Vieni, ho un piano. Libera Gennaro. Cioè, ci può aiutare, Gennaro? Vieni. Ho visto questa piattaforma qua sopra, Espi. TNT più redstone. Vuol dire che penso che sia una cosa a tempo. Scendiamo, veloce. Via, Gennaro, di correre. Io accendo e andiamo, ok? Vai, Gennaro, datti una mossa, per carità. Acceso. Datti una mossa. Corri. Alzati. Ha funzionato? Ma che disastro. Guarda che roba! L'ha schiacciato completamente! Abbiamo creato un buco in città, però dai... Ma chi se ne importa, torniamo a casa! Abbiamo eliminato un mostro pazzesco qui! Dai, buttati, dopo di te! Disgraziato! Cosa vuoi che sia? È morbido di sotto, scommetto!